Buonasera, benvenuti a ETG. Quest'oggi apriamo con la cronaca e con un fatto di sangue avvenuto questa mattina nel Modenese. Un agricoltore di 62 anni, Graziano Battocchio, è stato ucciso con due colpi di arma da fuoco all'ingresso di casa sua a Fossoli di Carpi nel Modenese. È stata la moglie a sentire urla e spari. Si è precipitata al piano terra trovandolo morente e ha subito chiamato i soccorsi. L'uomo alle 5.30 stava uscendo dall'abitazione di via dei Grilli. Il 62enne era diretto ad un appuntamento al bar. Lì si sarebbe dovuto incontrare con gli amici dell'associazione venatoria Arci Caccia e la giornata sarebbe dovuta proseguire con la cattura delle lepri, ma Graziano Battocchio al bar non è mai arrivato. L'ipotesi ritenuta al momento più attendibile è quella della rapina, degenerata in una colluttazione tra la vittima e qualcuno che aveva incontrato all'ingresso della propria abitazione. Gli inquirenti però non escludono altre possibilità, data la rapidità con cui Battocchio è stato assassinato. Le indagini adesso si stanno concentrando in maniera particolare sull'arma utilizzata per uccidere, che non è ancora stata trovata, e contrariamente a quanto ritenuto all'inizio, Battocchio con ogni probabilità non aveva un fucile con sé quando si è imbattuto nell'assassino, appunto al piano terra. La cattura delle lepri alla quale avrebbe partecipato stamattina infatti non prevedeva l'utilizzo di armi ma di reti. La vittima possedeva circa 60 fucili detenuti con regolare licenza. Non risulta però al momento che sia avvenuto un furto all'interno dell'abitazione. Dai primi riscontri il 62enne sarebbe stato colpito al petto e alla spalla. Restiamo alla cronaca adesso con un altro ennesimo incidente stradale mortale avvenuto nel Reggiano, in particolare in via Teggi. È successo tutto questa mattina alle 4. Fabrizio Passarella, un 53enne di origine milanese ma residente a Reggio Emilia, è finito fuori strada a bordo della sua vettura, una BMW 525, in particolare tra la zona di Roncina e Codemondo. L'auto è precipitata nel fossato facendo un volo di circa 3 metri. Complicate le procedure di recupero del mezzo e di soccorso dell'uomo, che è morto sul colpo, è morto nello schianto. Voltiamo pagina. Degli oltre 1.300.000 pensionati in Emilia-Romagna, circa il 70% percepisce una pensione mensile inferiore a 1.000 euro. Questi sono coloro che, secondo la manovra del governo Monti, vedrebbero adeguate le loro pensioni all'inflazione, ma l'ipotesi è di garantire anche chi prende fino a 1.400 euro. Ne abbiamo parlato questa mattina durante Buongiorno Emilia-Romagna con il presidente del comitato regionale dell'INPS, Luciano Roncarelli. Sentiamolo. Di questo 1.329.762, pari al 35%, e quindi 470.259 sono quelle famose 499 euro. Quindi questo cosa significa? Che da 500 a 1.000 sì. Euro al mese sono 474.792. Per un totale della somma delle due fasce del circa del 70%, 70-71%. Questi avrebbero, in Emilia-Romagna, questi pensionati avrebbero l'adeguamento Istat, cioè l'adeguamento dal 1 gennaio 2012. Mentre quelle da 1.000 a 1.500, che sì, allo stato attuale sono fuori, sì, sarebbero fuori. Perché dico, anche sarebbero, se stanno pensando di portarle a 1.400. Perché sì, si sta cercando di portarle a 1.400. Sì. Io credo che sarebbe opportuno portarle a 1.500, ma è un'osservazione del tutto personale. Certo, no. Io come presidente sono super partes, nel senso che non posso... Ecco. Ora, sono in Emilia-Romagna 215.588. Quelle tra 1.000 e 1.500. Esatto, sì, pari al 16,6%. Quindi parliamo di un 16,6%, non parliamo di un macro, sì, di una macro cifra. Poi ci sono quelle oltre i 1.500, sì, che sono 169.123, e queste sono pari al 13%, quindi una fetta ridotta, certo, voglio dire, oltre i 1.500, che poi arrivano a delle cifre anche che sappiamo. Anche altine. Ancora cronaca, un uomo di 29 anni originario di Cento nel Ferrarese è stato ferito ad una gamba con un colpo d'arma da fuoco la scorsa notte in centro a Bologna. Il giovane, che di lavoro fa il facchino, è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 in via De Coltellini verso le 3. Portato all'ospedale maggiore è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Il proiettile all'altezza di una coscia è entrato e uscito fortunatamente senza far danni. Il ferito, che ha diversi precedenti, è un DASPO in corso legato ad ambienti di estrema destra.
destra, secondo quanto si è appreso, si trovava in una birreria nella vicina via del Pratello, dove avrebbe litigato con un uomo. Questi è prima uscito dal locale, poi è tornato dopo circa un quarto d'ora. Il diverbio è proseguito fuori, sotto ad un portico, dove i due si sono picchiati prendendosi a calci e pugni. A quel punto l'altro avrebbe tirato fuori una pistola e sparato, forse più di un colpo. Schiacciato da un albero che stava tagliando a Monterenzio, nell'Appennino bolognese. Successo in mattinata in località Cadelmonte ad un 49enne, Loris Daghia, che è stato portato con un elicottero del 118 all'ospedale maggiore di Bologna. In gravi condizioni sono intervenuti anche i carabinieri per accertamenti. Voltiamo decisamente pagina. Tempi duri in vista del Natale per chi lascia l'auto in doppia fila a Bologna. Il Comune ha infatti disposto un piano straordinario della Polizia Municipale che, utilizzando il vigile elettronico Scout, una telecamera montata, la stiamo vedendo in questo momento nell'immagine, si tratta di una telecamera montata su di un furgoncino in movimento che sanziona le vetture in doppia fila o in sosta vietata, controllerà le strade più importanti, tra cui via Murri, via Santo Stefano, via Farini, via Irnerio, via Marconi, via Don Minzoni, via Lame, ma anche tante altre. Il potenziamento dei controlli partirà da domani, venerdì 9 dicembre, e proseguirà fino al termine del periodo delle festività. E oggi è la festa dell'Immacolata Concezione. In tutte le città dell'Emilia Romagna erano in programma celebrazioni liturgiche in occasione della solennità. Questa mattina a Bologna il cardinale Carlo Caffarra, presidente della Conferenza Episcopale dell'Emilia Romagna, ha presieduto la Santa Messa nella Basilica di San Petronio. Nel pomeriggio poi il cardinale arcivescovo ha invece presenziato alla tradizionale fiorita in piazza Malpighi. Si tratta dell'omaggio floreale della Chiesa di Bologna e di tutta la città alla statua della Madonna Immacolata. A portare materialmente l'omaggio tra le mani della statua, realizzata su un disegno di Guido Reni, sono stati come sempre i vigili del fuoco che stiamo vedendo. Oltre all'arcivescovo erano presenti anche le istituzioni, le associazioni cittadine, ognuna ha portato un mazzo di fiori alla statua della Vergine. Abbiamo sbagliato, ha detto il cardinal Caffara durante la breve preghiera appunto alla Vergine, abbiamo sbagliato volendo costruire città e stati senza la presenza del tuo figlio, abbiamo sbagliato volendo sostituire la nostra pseudo libertà al dono del tuo figlio. Ma allora sentiamo le parole del cardinal Caffara durante l'omelia. Prega per noi peccatori, ora, ora che siamo così incerti sul nostro futuro, ora che molte famiglie soffrono povertà e solitudine. Ora che i nostri giovani guardano al loro futuro più con timore che con speranza. Ora che tante comunità di fedeli sono rimaste prive del loro pastore. Ora che la nostra nazione sta attraversando un momento tanto difficile. Era la preghiera dell'arcivescovo di Bologna durante la fiorita. Continua ad attirare i visitatori il Motor Show di Bologna, che chiuderà i battenti l'11 di dicembre. Come sempre il pubblico più numeroso che affolla gli stand è quello dei giovani, ma in giro si trova anche qualche VIP. È andato per noi al Motor Show Giuseppe Pilloni, vediamo. Come ogni anno ci sono giovani provenienti da ogni parte d'Italia qui al Motor Show, molti vengono anche da molto lontano, richiamati dalla passione per i motori. Bari. Quindi una grande distanza, grande appassionato, sì, di motori. Sì. Di Ragusa. Hai visto qualcosa, che qualche macchina che ti è piaciuta, qualche cosa che ti è interessato? Di più gli spettacoli che hanno fatto vedere, tipo il drift o le 500 Abarth. Sono di Avellino. Primo anno che vieni? Sì, sì, è il primo. Di Ancona, Marche. Prima volta che vieni? No, questa non è la prima volta, la seconda. Arenzano, Genova. Sei venuto qua per vedere le macchine nuove o per vedere qualche bella ragazza? Assolutamente per queste meravigliose macchine. Ragazze non ti interessa? No. Ho fatto un giro, adesso ci siamo fermati a questo stand, abbiamo fatto anche i test drive della Renault, è interessante. Padova. Vieni ogni anno al Motor Show? No, ogni 2-3 anni. Vieni qua per le macchine? Macchine, donne e motori.
sono gioie e dolori. Si viene per entrambi. Ancona, delle Marche. Sei un grande appassionato del motor show? Sì, abbastanza, cioè non da molto, ma sì. Ecco, Alberto Tomba, anche tu qua al motor show? Sì, ma non è più come una volta, se devo essere sincero. Meglio così, si vedono macchine con calma, non c'è il caos e lo stress che devi prendere da un stand all'altro, è tranquillo, quindi si rilassa uno oggi al motor show, a differenza di anni fa. Questo binomio donne motori cos'è che ti attira di più però? Guarda, quelle lì non si guardano più le donne, perché tante non meritano, quindi guardi i motori. Vieni tutti gli anni qua? Sì, ma sono vicino, se non vengo questa fiera dove vai? Da quanto tempo vieni? Da 30 anni già, e una volta ti dico per le moto, poi negli anni per le macchine, dai, è bello perché è mai fermarsi, è sempre devo andare, perché se mi fermo quando c'è traffico è un disastro. Hai preso qualche macchina che hai visto qua, magari dopo ti è venuta voglia di prenderla e poi l'hai presa? Me la danno più che altro ancora, non la prendo io, me la danno loro. Ciao. E al Motor Show è presente anche lo stand di ETV al padiglione 26, proprio accanto allo stand dell'esercito italiano, dove oggi Francesco Spada ha incontrato alcune donne soldato. Vediamo. Le donne nell'esercito sono ormai una realtà, qui al padiglione 26 Motor Show ne abbiamo incontrate alcune. Allora, intanto, quando è maturata la scelta di diventare una donna soldato? La mia scelta è maturata già fin da piccola, ho sempre sognato di far parte dell'esercito. Ma c'era qualche parente in casa militare? No, assolutamente no, non ho nessuno di militare in casa. Ecco, tra il pensiero da piccola di fare la donna soldato e oggi che lo è diventata, c'è differenza? Sì, è straordinario questa emozione, veramente far parte dell'esercito mi fa diventare veramente orgogliosa. Ecco, non è, andiamo avanti, diciamo, non è particolare, diciamo così, il fatto di insomma trovarsi donna in una caserma, la divisa militare, tutti questi uomini in giro? Assolutamente no, è la consapevolezza che è un lavoro come un altro, un lavoro che ha una professionalità e che ogni giorno si sviluppa sempre più. Ci sono dei rischi maggiori per una donna militare? No, assolutamente, noi svolgiamo lo stesso lavoro che svolgono i nostri colleghi maschi, lo stesso tipo di addestramento, la nostra giornata si svolge uguale a quella dei nostri colleghi. Ma sono più bravi alla fine i soldati uomini o donne? Siamo identici, non c'è assolutamente differenza. E lei come? La situazione è la stessa. Quando è invece che ha deciso di entrare nell'esercito? Io nel 2004, sono già un po' di anni che sono qui, sono in servizio permanente e sono della Brigata Aeromobili Friuli di Bologna, sono fiera e orgogliosa di essere entrata nell'esercito. Senta, servizio permanente, per capire in chi ci sta seguendo, cosa vuol dire? Che non sono più un volontario in servizio precario, diciamo, quindi sono di ruolo. C'è stato un momento anche per lei dove ha detto adesso farò il soldato da grande? Dopo il conseguimento della laurea ho deciso di mettere a frutto questo mio titolo di studio e quindi mi sono arruolata e sono contenta. Allora, andando appunto a preparare questa intervista, abbiamo scoperto che è passata una ragazza che qui penso per motivi di sfilata, adesso scusate se vi do le spalle, che in realtà passando allo stand ha deciso di arruolarsi, è così? Esatto, e a differenza di altre mie colleghe, diciamo, il mio sogno sarebbe quello di entrare nei carabinieri, di conseguenza devo effettuare un anno nell'esercito e ho pensato di arruolarmi. Quindi va bene, le dite di andare avanti? Sì, certo, le faccio un grosso in bocca al lupo. Continuiamo a parlare dell'esercito perché è stato presentato al Circolo Ufficiali di Bologna. Il nuovo calendario 2012 raffigura i militari impegnati nelle varie attività. Vediamo. Il titolo Esercito 2.0 richiama il linguaggio del web. Nel nuovo calendario viene dato largo spazio alle applicazioni tecnologiche e sono raffigurati i militari impegnati in varie attività. Il binomio uomo e tecnologia caratterizza sempre di più l'esercito, è stato sottolineato alla presentazione del nuovo calendario 2012 che si è svolta al Circolo Ufficiali di Bologna. Il calendario è in qualche modo strutturato in tre quadrimestri, uno dedicato alla ricerca, uno dedicato allo sviluppo e uno dedicato alla sperimentazione. In ciascuno dei mesi del calendario vi è appunto quella che è la dimostrazione della tecnologia, dei macchinari, degli equipaggiamenti che appunto sono attualmente in dotazione e in qualche modo è la dimostrazione dell'applicazione
della tecnologia nell'attività operativa che tutti i giorni che interessa appunto il personale in uniforme dell'esercito italiano. Fondamentalmente per la Forza Armata Esercito è il veicolo promozionale principale con il quale appunto l'esercito veicola la propria natura, i propri uomini e le operazioni che vengono svolte in patria e all'estero. Il tema dominante del calendario del calendario esercito 2012 è per appunto il binomio uomo-tecnologia, cioè appunto l'interazione che c'è tra la ricerca industriale e la sperimentazione e poi l'applicazione commerciale e quelle che invece sono le esigenze della Forza Armata nei teatri all'estero oppure nelle operazioni nazionali. Si è svolta all'Antoniano di Bologna la nona edizione del premio Difesa e Sicurezza Emilia Romagna. L'iniziativa promossa dall'associazione di volontariato Andromeda si propone di riconoscere il valore e l'impegno civile di coloro che operano nelle forze armate, nelle forze di polizia della nostra regione e che nel corso dell'anno si sono contraddistinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie di solidarietà anche al di fuori delle attività di servizio. Ha preso parte all'iniziativa tra gli altri anche il sottosegretario alla difesa, neo sottosegretario alla difesa Gianluigi Magri. Tra le varie gesta di eroismo del personale, ha sottolineato il presidente di Andromeda, Enrico Paolo Raia, ci ha colpito quello di un ispettore della Polizia di Stato che ha salvato 10 bambini intrappolati in uno scuolabus che in seguito ad un grave incidente stradale era rimasto intrappolato sopra ad un canale. Voltiamo pagina, taglio del nastro questa mattina presso la chiesa di San Paolo a Modena da parte del sindaco Giorgio Pighi, che ha inaugurato uno dei più grandi e suggestivi presepi italiani, allestito dai maestri artigiani Ultimo Croci e Costante Cantamessi. Statue ad altezza Duomo, giochi di specchi, cascate d'acqua e utilizzo del laser per simulare la caduta della neve sulle montagne. Ma sentiamo il sindaco di Modena, Pighi. Direi che il contenuto di questo presepio è modenese al 100%, ha l'apparenza di un tradizionale presepio romantico, cioè in cui prevalgono antiche costruzioni, scene dei campi, scene della vita quotidiana, famiglie prevalentemente povere che sono diciamo alle prese con la loro quotidianità, ma dietro a tutto questo c'è l'elettronica, l'informatica, tantissima meccanica, il laser, le pompe di aspirazione, le pompe idrauliche, insomma c'è un insieme di iniziative e di attività proprie della nostra industria, piccola industria modenese, che lo rendono veramente il presepe di Modena. Ho visto che il sindaco è rimasto un po' di stucco, non si aspettava secondo me neanche lui una cosa del genere. E, diciamo, le ore non le contiamo, perché solo per dirvi una cosa, io e sto signore qua siamo partiti martedì mattina, abbiamo dormito 2 ore a venire stamattina. È una ricerca di iniziative, di particolari tecnici che negli anni si sono portati avanti con ostinazione e con costanza. Non a caso mi hanno dato un nome difficile da portare avanti, perché mi chiamo Costante. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. Con il presepio di Modena si chiude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.